Sei un cane! 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 Sei un cane! Sei un cane! Che per recitare ci vuole concentrazione. Dovete farlo con tutto il corpo. Dovete sentire il personaggio. Se anche solo un'unghia del piede non viene coinvolta, voi non state recitando, non state facendo niente. Simone, dai, sali e prova a fare. Di lei mi rimasero solo la collana di corallo rosso, l'asciugamano del mare e questo libro aperto a pagina 235. No, 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 non sei credibile, sembri fasullo. Non mi ascolti e peggio ancora, non ti ascolti. Ma come faccio a mandarti su un palcoscenico a recitare in queste condizioni qua? Sei un cane! Fabio, nel ritratto? Sì, sì! Me l'avevi promesso! Ciao Fabio, come stai? Ciao Alice. Bene. Hai portato qualcosa da farmi vedere? No. In realtà ti ho chiamata qui perché ho un urgente bisogno di essere consigliato. No Fabio, non dirmi ancora. Io pensavo ti fossi ravveduto su quell'argomento. Io non voglio più fare ritratti. Voglio cambiare tecnica, voglio cambiare soggetti. Io voglio disegnare quello che mi circonda, non quelli che mi circondano. Cambiare soggetti, cambiare tecnica, sono parole vuote, senza senso. L'arte è sogno soprattutto per chi la guarda e poi per chi la fa. Sei un ritrattista famoso e affermato. Sei bravissimo a farlo, continua. Se poi ti avanza del tempo, nessuno ti vieta di sperimentare, ma non cambiare mai. Sei ricercatissimo sul mercato. E vuoi davvero buttare tutto alle ortiche per uno stupido figlio mentale? Guarda, io devo andare. Se hai intenzione di darmi qualche lavoro, fammelo sapere. No! La bici! Me l'hanno fregata! Lo fanno. Thank you.
perdonami. Ma vai a morire, stronzo! Ciao! Ciao! Scusa il disordine. Non ti preoccupare, dovresti vedere camera mia. Ma se andiamo a bere l'aperitivo sul lungomare dopo? Guarda, il Costa Rica! È dove vorrei andare a vivere io! E dov'è sto Costa Rica? Ma come dov'è il Costa Rica, Alex? È in America Latina! Pensa, in Costa Rica non c'è l'esercito. È stato al primo posto per la felicità media della popolazione. Ehi, Alex! Sei di nostri? Sì, ti ascolto. Andiamo a prendere l'aperitivo? Sì. Io direi con copertina dell'albero, delle conchiglie colorate. In primo piano. Come se la collana fosse una finestra per vedere il mare. Non so, mi sembrava un'idea carina. Ecco, ti potrei dare delle patente. Devi sapere che ogni patella è l'occhio di Nauta e alla fine del mondo quest'occhio riprenderà il suo posto nella testa alla quale appartiene. Fantastiche! Le posso tenere? Piccola offerta. Ma riesce a suonare le conchiglie? Loro hanno già la musica dentro. La usano per far fuggire i demoni. Oh! Ma l'importante è soffiarla solo verso il mare. Quindi vuol dire che ci posso riuscire anch'io? Ma certo, prova! È bellissima! La posso tenere? Piccola offerta. Arrivo. No, no, ma no, ma non è neanche toccato, no, no, non si è fatto nulla, no, non si è fatto nulla, non si è fatto nulla. Oh.
Sai, Filippo, non ero mai salita su un manubrio di una bici. Ma è un posto comodissimo. Vedo che ti sei ripreso bene dall'incidente. Sì, Laura, più forte di prima. Ma sai che alla fine non ho mai capito perché sei scappato così all'improvviso quella volta. Dovevo riprendere il demone che avevi soffiato fuori dalla conchiglia. Ma ci sei riuscito? Purtroppo no. Si è nascosto. E credo che potrebbe darci dei grossi problemi. Siamo tutti, possiamo iniziare? Sì! No, aspetta, manca Fabio! Eccolo, eccolo, sta arrivando! Sei tu il famoso Filippo. Simone ha voluto che partecipassi alla festa perché ha detto che è un po' colpa mia se ti ha preso sotto. Ma di un po', ma tu vai sempre in giro vestito con tutte queste conchiglie? Solo quando voglio sentirmi protetto. Dai, sei davvero divertente. Sembri uscito da una commedia di Goldoni. Sì, sì, saresti proprio un soggetto artistico molto interessante. E c'è qualcuno che potrebbe anche farti un bellissimo ritratto. In che brutte mani sei capitato, mio caro, tra una severa insegnante di teatro. Oh, almeno così mi ha riferito Simone. E una rigidissima critica d'arte. Che qualcuno qui non vuole ascoltare. Io ti ho chiesto di venire qui per conoscere Filippo, non per rimproverarmi, mia cara. Questa è per te. Ha protetto un mollusco molto superbo. E questa è per te. È di un animale forte che l'ha abbandonato. E questa è per te. In questa conchiglia c'è una perla. Quando la perla si sarà formata, la conchiglia si aprirà, ma non avere fretta. Beh, certo che Filippo si sa destreggiare bene con gli sconosciuti. Ti ricordi quando era in arma su quel lato d'ospedale? Ah, tutto è bene, così finisce bene. Puoi ben dirlo? A volte basta un po' d'affresco per farci stare bene. Guarda quei due. Come ti dicevo, sono stata a Londra e dopo ho finito gli studi e adesso sto cercando lavoro. Sembra in movimento, Tu invece, con il corso di teatro, com'è che va? Sto con un'insegnante molto brava. No, sicuramente è molto severa. Perché non ci fa vedere qualcosa? Che ne dite? No, mi farebbe fare brutta figura. Di lei mi ricordavo solo la collana di corallo rosso, l'asciugamano del mare e il libro che stava leggendo aperto a pagina 235, il cappello a tesa larga e tutte le foto di lui due sorridenti che io continuavo a scorrere. Ma soprattutto mi rimase tutta l'estate davanti. Ani! Ani! Spegni, Ani!
Alex! Alex! Sono 2 ore che ti stiamo cercando. Sonia è preoccupatissima. Mi piace il mare di notte. A guardarti in faccia non si direbbe. Beh, anzi! Ha dato delle conchiglie anche a te, vedo. No, 3 conchiglie. Boh. A me ha dato questa. Mi ha detto che quando la perla al suo interno sarà pronta, si schiuderà. E io voglio crederci, sai. Ah, beato te. Sì, perché mi sono accorto che non riesco più ad osservare quello che mi circonda. Io vedo il mare, il suo colore, il sole, il cielo, la terra, l'erba. E non riesco più a riprodurre le emozioni che mi trasmettono la loro magia. Sono talmente abituato a fare volti di persone che quando mi metto a dipingere il colore del sole, del mare, mi blocco e la mia perla rimane incompiuta. Ma cosa avete tu e tutti quelli là? L'erba è l'erba, le stelle sono le stelle, il sole è il sole. Cosa c'è da capire? Appena il mio quadro sarà pronto, tu sarai il primo a cui lo mostrerò.